Sì, non avevo capito. Mi sono reso conto adesso. Mi dispiace perché c'erano alcuni interventi che sarebbe stato giusto e utile, giusto sempre. Molto spesso, come avete sentito stamane, ci sono interventi utili. Penso a Nicola Verdicchio che ci avrebbe raccontato qualcosa del Veneto, a Marco Pacciotti che ci avrebbe raccontato qualcosa di Roma, penso a Giorgio Merlo che ci avrebbe raccontato qualcosa sulla politica e altri ancora, adesso non ho visto l'elenco, però insomma avremo altre occasioni, ma mi sentivo in dovere di ringraziarli personalmente. Così come ringrazio tutti voi, per me è il secondo intervento, poi domani avrò una crisi di astinenza perché mi sono abituato a questo simpatico, ma effettivamente la temperatura tonifica. Ieri pomeriggio faceva più caldo, oggi è andata meglio, c'è una leggera brezza. E poi ormai ho anche un dato statistico, il pomeriggio del sabato ci sono molti più decolli dall'aeroporto di Borgo Panigale rispetto alla prima mattina della domenica, quindi come vedete ho seguito con particolare attenzione l'andamento delle due giornate. Però grazie innanzitutto a tutti voi per la discussione che abbiamo avuto e per questi due giorni così intensi. Abbiamo fatto un po' tardi, c'è il pranzo che preme, però ci sono state anche delle cose che hanno aiutato almeno me a capire, così come delle cose abbastanza sorprendenti. Per esempio, ecco, nel mio lungo pedigree mi mancava l'immagine di D'Alema come la Madonna di San Luca, però anche questo è un elemento che ha arricchito la discussione. Allora, siccome l'ora è tarda, io ho parlato anche ieri a lungo, io vi disturberò meno del solito, però il ringraziamento a Giampiero, a Davide Ferrari, che ha organizzato ieri questo bellissimo pomeriggio, Andrea, Irene, a tutte le compagne e compagni che hanno costruito questo nostro appuntamento, questo ringraziamento io lo voglio fare perché davvero è qualcosa che almeno per me viene dal cuore e quindi ci tenevo. Ma guardate, c'è chi qualche settimana fa, quando è stato annunciato, no, questo nostro appuntamento di due giorni, sottovoce ha detto, me l'ha raccontato Andrea, che insomma la domanda era se per caso qui noi non avremmo consumato un po' la risposta. Avete presente quella piccola polemica di aprile al mancato invito a Bersani, ad altri esponenti delle minoranze del PD alla festa del 70° alla Montagnole? I bolognesi sanno di che cosa parlo. E naturalmente no, abbiamo detto immediatamente di no, ci mancherebbe a quella festa. Peraltro noi siamo andati, come sempre. Io sono andato con Andrea Stefano ad ascoltare la manifestazione di chiusura col nostro segretario, che è stata una bella manifestazione, con un discorso in tante parti condivisibili. Poi ad un certo punto lui ha detto che solo una cosa non avrebbe mai accettato, mai consentito e mai permesso: di restituire il partito a quelli che lo avevano portato al 25%. Ed è giusto, però magari dovrebbe evitare di farlo lui, ecco, di fare tutto da sé, dovrebbe cercare di evitare di cadere nello stesso tranello, perché di riportarci lì intendo, perché non va bene. Siamo convinti che dobbiamo tenerlo alto, quel livello di consenso e quell'asticella. Comunque su una cosa ha ragione, su molte cose ha ragione, su una in particolare, che questo non è tempo di rimpianti, e io ne sono convinto. Non dobbiamo rimpiangere, avere nostalgia, lo ricordavi bene stamane, del tempo o del contesto che ci siamo lasciati alle spalle, però con la stessa franchezza io penso che dobbiamo guardare alla realtà senza paraocchi. E allora la prima cosa da dire, che poi avete detto in tanti questa mattina, io la riprendo perché ieri non ne ho parlato affatto, la prima cosa da dire è che è successo qualcosa che ci riguarda. Domenica scorsa è successo qualcosa che ci riguarda, che riguarda tutti, non una parte di questo partito, maggioranza o minoranza, riguarda tutti, maggioranza e minoranza, e dobbiamo discuterne. Io spero che lo faremo già domani sera alla direzione, che per fortuna è stata convocata alle 21, perché devo dirlo con sincerità, ecco, dopo le 22 diventava un po' tardi secondo me, però le 21 va bene, tanto più che poi ci potrebbe essere anche un prolungamento nel giorno successivo. E guardate, noi ci andremo, come è stato ricordato da Andrea, andremo lì e ascolteremo con grande attenzione e grande rispetto, come abbiamo sempre fatto, la relazione del segretario. E poi nei pochissimi minuti che avremo a disposizione proveremo a dire alcune cose,
con il massimo della sincerità, questo ve l'assicuro, con il massimo del garbo, dell'educazione, ma anche della sincerità, che poi è quella cosa che serve di più nei momenti importanti. E la prima cosa che diremo è che nel voto di domenica scorsa e nell'anno che noi abbiamo alle spalle c'è un dato numerico che senza dubbio è giusto riconoscere e valorizzare. È finito 5-2, e 5 è più di 2. Da quando Renzi ha preso in mano le redini del Partito Democratico e poi del governo, siamo partiti da un equilibrio: su 12 regioni 6 erano governate da noi e 6 dagli altri, oggi 10 di queste regioni sono governate da noi e 6 dagli altri. E questi sono numeri che vanno riconosciuti, che vanno valorizzati. Poi però c'è un dato politico che è stato presente nella discussione anche di questa mattina, e io credo che fingere di non vederlo non aiuta. A novembre dell'anno scorso questa regione ha rinnovato la sua giunta, ha vinto Stefano, che stamane è stato ospite qui, ha detto delle cose importanti, che sta guidando un'amministrazione che sta cambiando molte cose, con un lavoro prezioso, ma qui, in questa regione, che non è una regione qualunque, per la storia, la cultura, l'identità della sinistra italiana, ma qui, in questa regione, a novembre dell'anno scorso, il Partito Democratico, rispetto alle elezioni europee di 5 mesi prima, lo ricordava Jessica nella sua bella relazione, ha perso qualcosa come 670.000 voti, che vuol dire il 55% del totale del consenso che avevi ottenuto al voto del 25 di maggio. Se ne discute, forse qui ne avrete discusso un po' di più, fuori dai confini di questa regione, sì, non volevo essere adesso aggredito. Forse qui avreste dovuto, la lingua italiana è perfetta perché consente un uso della declinazione che ti fa uscire da... Avreste dovuto discuterne di più, un po' di più, fuori dai confini di questa regione non se ne è discusso, punto. Allora passano 6 mesi, che insomma non sono pochi, non sono nemmeno un flash, e domenica succede quello che sapete, no? Qui c'è Nicola. Nicola, hai vinto un prosciutto ieri sera, vedi che la trasferta, Verdicchio non ha potuto parlare, ma ieri sera ha comprato un biglietto, 4 biglietti, hai vinto un prosciutto, quindi la trasferta è un salto attivo. Aveva promesso portava stamattina ieri. No, passano 6 mesi e domenica succede quello che sapete. In Veneto, c'è Nicola, rispetto all'Europa di un anno fa, noi perdiamo qualcosa come 616.000 voti. Fa impressione la percentuale, il 68%, se ho letto bene le cifre, dei voti che avevamo conseguito alle europee. Sono 450.000 in Toscana, qui ci sono Paolo, altri, 430.000 in Campania e via di questo passo, vi risparmio i numeri. La sintesi è che in un anno esatto, nelle 7 regioni dove si è votato, noi abbiamo lasciato a casa, abbiamo perduto lungo la strada più o meno la metà dei voti che ci avevano spinto a quella vetta stellare del 48%. A voler essere precisi, abbiamo perduto per la strada il 55% di quel consenso, che è esattamente la percentuale, vedi la statistica a volte quali regali o quali agguati ti fa, che è esattamente la percentuale che avevamo lasciato sulla strada a novembre di un anno fa. C'è il volo delle 13 e qualcosa. No, ma io seguo. Guardate, quando parlo di quel risultato, il 48%, l'abbiamo detto decine di volte, credo che oramai nessuno può dubitare che lo pensiamo, ma io lo ripeto anche stamattina, molto, molto per impulso, per il dinamismo, per l'energia che il Presidente del Consiglio, il Segretario del PD aveva impresso a quella competizione, a quelle liste, a quella battaglia elettorale. Però succede questo, domenica scorsa succede questo, io lo so, questa volta c'erano le liste civiche, che si possono anche conteggiare come dei voti in libera uscita, almeno una parte, forse non tutti. Questa volta c'erano le divisioni a sinistra, anche se lo posso dire almeno in questa sede, poi non ci sarà modo di farlo in altri contesti di partito, perché i tempi sono sempre tirannici, ma almeno qui, io penso che sulle scelte di Cofferati, di Pastorino, puoi pensare quello che vuoi, e giudicarlo un errore, ma sommare
aritmeticamente, in modo aritmetico, quel 9% raccolto alla nostra sinistra, ai voti della candidata ufficiale, spiegando che senza quella frattura noi avremmo vinto, permettetemi che lo dica con il rispetto dovuto, non è un modo oggettivo di affrontare la sconfitta in quella regione, la ferita che si è prodotta in quella regione e le cause che l'hanno generata, perché una parte di quelle persone non avrebbe comunque votato per noi, e ce l'hanno detto in tempi non sospetti, ce l'hanno detto molto prima che scendesse in campo quell'offerta politica che rompeva il fronte della sinistra e che naturalmente ha pesato nel clima che si è determinato. E guardate, ho parlato io di chiarezza e di sincerità, allora lo dico da qui e se serve lo ripeteremo domani sera o martedì mattina, di fronte a questi dati, di fronte a queste percentuali, a questi valori assoluti, c'è una minoranza che festeggia, che si sfrega le mani, che stappa lo spumante. Io voglio dirvi sinceramente di no e voglio dire a Renzi che non è così. E aggiungo che nei giorni della campagna elettorale, parlo almeno per me, lasciavo un fondo di amarezza ogni tanto andare in giro per l'Italia a chiedere il voto al nostro partito mentre le agenzie battevano parole astiose contro una sinistra interna che avrebbe fatto il tifo per la sconfitta, perché non aiutava nemmeno questo atteggiamento, questo modo di interpretare il senso di una comunità. Io non so davvero. Alcuni li conosco poco. Io non so se nel passato una parte del gruppo dirigente di ora abbia mai ragionato a questo modo. Siamo la minoranza, siamo l'opposizione interna, allora dobbiamo lavorare o sperare o invocare una sconfitta. Io spero che non sia accaduto, ma di una cosa sono certo. Sono certo perché ci conosciamo, perché con alcuni di voi siamo cresciuti assieme, ci siamo formati assieme. Questa cosa noi non l'abbiamo mai fatta. Questo atteggiamento noi non l'abbiamo mai avuto e lo dico anche con una punta di orgoglio. Quindi chiudiamola quella parentesi, perché è sulla politica che noi chiediamo adesso un confronto sincero, a partire da oggi, a partire da domani e a partire soprattutto da un punto che però conta molto e io provo a dirvelo così, entrando nel merito, ma sarò rapido. Vedete, tutto il racconto, tutta la strategia che sono stati costruiti su quel formidabile 41% di un anno fa, non hanno retto l'urto della prima seria verifica elettorale. Guardate che io lo dico, questa affermazione la faccio con rispetto, perché quella strategia, quel racconto, aveva un'impostazione solida, che noi non abbiamo condiviso, a viso aperto non abbiamo condiviso, e l'avete spiegato benissimo voi, l'avete spiegato benissimo voi le ragioni questa mattina, ma ciò non toglie che quel racconto, che quell'impostazione avesse una sua forza, al punto che per mesi quasi l'intero sistema dell'informazione di questo paese, dai grandi quotidiani nazionali alle televisioni, hanno ritenuto che quella strategia andasse sostenuta perché era l'unica carta vincente per il nuovo Partito Democratico. Quella impostazione diceva più o meno questo: io posso, io voglio piegare la sinistra con dei segnali espliciti che do in quella direzione, nella sua rappresentanza sociale prima di tutto, tanto quelli un altro luogo dove andare non ce l'hanno, e in questo modo io creo le condizioni per fare quello che nel PD nessuno prima di oggi era riuscito a fare, cioè sfondare nel campo degli altri. Tutta la lettura del 40% è stata costruita lungo questo asse. Noi siamo il primo partito in Europa e allora noi dobbiamo procedere senza ostacoli, senza nessuno che ci trattiene, lungo la strada, la rotta che può confermare quel dato elettorale clamoroso. E allora il Jobs Act, e allora la nuova Costituzione, e chi propone modifiche vuole solo ricacciare l'Italia nella palude. E allora l'Italicum, senza se e senza ma, perché ogni se e ogni ma aiutano chi non vuole cambiare nulla. Per questo, su quella legge elettorale, io sono disposto persino a mettere la fiducia, come hanno fatto molti anni fa De Gasperi e Moro, che poi era scelta, ma non stiamo lì a guardare il pelo perché altrimenti la cosa prende una discussione, una piega diversa. E allora la buona scuola,
E quelli che scioperano sono degli incalliti conservatori. Ok, il riassunto è brusco, non è offensivo, forse solo un po' brusco, lo riconosco io per primo, però guardate che più o meno, voi lo sapete, è la cronaca di questi 10 mesi. La scommessa ambiziosa, ambiziosa, perché questo gruppo dirigente ha messo in campo una lettura, una proposta politica ambiziosa, era di avere il paese compatto e convinto dietro questo racconto, dietro questa strategia. C'era questo impianto, io poi all'inizio ho fatto una battuta, ma davvero amichevole, ma c'era questo impianto, questo modo di vedere l'Italia, a reggere quella battuta un po' sgarbata, non restituiremo il partito a quelli del 25%, perché l'Italia che vuole cambiare con noi, l'Italia che vuole cambiare è tutta con noi, poteva sembrare un bel racconto, aveva una sua compiutezza, aveva una sua eleganza persino, al di là di qualche tono più brusco, però non è andata così. E se la realtà, ad un certo punto, una mattina, ti svegli e scopri che la realtà non è quella che tu ti aspettavi, la politica, quando è fragile, tende a spiegare al mondo che la realtà si è sbagliata. Ma le classi dirigenti autorevoli sono quelle capaci di interrogarsi sulle proprie scelte e sulle proprie responsabilità. E vedete, la realtà al fondo ha detto una cosa semplice e persino antica, se conosci un po' la storia di questo paese. Ha detto che l'Italia per mille ragioni si governa, si è sempre governata, se volevi porre il tema del cambiamento, del rinnovamento del paese, delle riforme, lungo un asse di centro-sinistra. Sul piano sociale, prima ancora che istituzionale o politico, l'avevano certamente capito De Gasperi, l'aveva certamente capito Moro. E in questo invece la doppia sfida, quella dell'autunno sul mercato del lavoro e quella di primavera sulla scuola, nella cornice fosforescente di quel termine così difficile da pronunciare, che però dietro di sé ha un significato reale, disintermediazione, con un governo che finalmente decide e non si fa tirare la giacca da vecchi apparati burocratici o sindacali. Questo racconto al primo vero passaggio elettorale non ha retto l'urto. E questo al netto dei segnali che ci sono sull'occupazione, sulla ripresa, che sono importanti, sono cose di questa settimana, ne abbiamo parlato soprattutto ieri pomeriggio, ma dicono gli esperti che la congiuntura mai come oggi è favorevole per la politica monetaria espansiva di Mario Draghi, per il prezzo del petrolio, per l'apprezzamento dell'euro sul dollaro, ed è probabile che sugli indicatori positivi che ci sono influisca la decontribuzione per le assunzioni, lo sconto dell'IRAP, e il governo aggiunge, e dal suo punto di vista non può che farlo, il messaggio sul contratto a tutele, sul contratto stabile a tutele crescenti. Vedremo, il tempo sarà da questo punto di vista, come si diceva, un tempo galantuomo, e noi ce lo auguriamo, anche se io ve lo devo dire, se ne è parlato meno stamane, io continuo a pensare che non esiste alcun nesso logico e concreto tra una possibile ripresa dell'occupazione e la compressione dei diritti per chi lavora o per chi un lavoro lo cerca. E questo concetto ce lo ha spiegato molto bene ieri pomeriggio da questa tribuna il segretario della CGIL, parlando dell'accordo alla Ducati Lamborghini, un grande accordo, a me ne aveva parlato Paolo Nerozzi quando è stato firmato, mi ha fatto leggere le carte, un grande accordo che attrae risorse, capitali, lavoro, ma l'ha detto con chiarezza il segretario della CGIL, non perché togli di mezzo l'articolo 18, ma perché investi in professionalità, perché garantisci un welfare di qualità in questa parte del paese e perché investi in una formazione all'altezza. Tutto questo conta, e molto. Ma il voto di domenica a noi, insisto, tutti noi, maggioranze e minoranze, ha rivolto un messaggio diverso. E il messaggio è che quel partito della nazione, capace di piantarsi al centro della scena, aggregando il consenso di tutti, o comunque di molti, di moltissimi, perché a sinistra del PD non c'è vita e a destra non c'è speranza, quel messaggio è stato colpito alla radice. E oggi quel partito della nazione appare un modello spento,
e senza troppo carburante nel serbatoio. Allora di più, a chi oggi guida il PD e il governo, con piena legittimità a farlo, noi diciamo che il rischio che abbiamo davanti, alla luce di queste elezioni e di questi mesi e del clima del confronto interno a questo partito e dei problemi che questo partito affronta in tante situazioni, in tante realtà, dal punto di vista organizzativo, della sua tenuta, il rischio che abbiamo davanti è in uno sradicamento sociale profondo, è la perdita di legami e di referenti. Me lo fate dire, anche in questo caso con educazione, è l'isolamento in alcune realtà di un ceto politico troppe volte mediocre e in alcuni contesti inquinato dall'affarismo e da un'ansia di carriera che toglie letteralmente il respiro. Allora vogliamo aggredirli questi problemi? Li vogliamo aggredire questi problemi? O vogliamo mettere la polvere sotto il tappeto in attesa che si risolvano da soli o che ce le risolva qualcun altro? Io al Premier rivolgo una domanda che non è polemica, ma che può diventare la premessa di una svolta per lui e per tutti noi. Ma tu, dove lo vuoi portare questo partito e questo progetto? Tu pensi davvero che dopo l'esito delle urne e alla luce dell'anno che abbiamo alle spalle, la strada sia quella di accelerare nella direzione che abbiamo seguito fino qui? Tu pensi davvero, se guardi alla realtà concreta dei numeri, ma non solo dei numeri, del clima che il paese ti ha consegnato, che il nostro problema, che il tuo problema, tu che sei il capo di questa comunità, il leader riconosciuto di questo partito, il problema sia pigiare di più pedale dell'acceleratore, perché abbiamo perduto in alcune situazioni, perché non siamo stati sufficientemente coraggiosi nella spinta e nella lettura di quel 48% che io ho provato a ricordare un attimo fa? Oppure non si tratta di interrogarsi tu e noi assieme su un punto, come si fa in un partito, come si fa negli organismi dirigenti di un partito? Interrogarci insieme, tu e noi, su un punto di fondo che è questo: ma noi, non più tu, ma noi, come pensiamo di vincere la prova delle elezioni politiche per offrire finalmente, dopo 5, 6 o 7 anni di larghe, di medie intese, quando verrà il tempo, un governo di centro-sinistra ad un'Italia che lo merita e forse lo sta anche invocando? Caro segretario, da domani possiamo discutere di questo? O pensi che siamo davanti solo a qualche impiccio disciplinare, anche serio, perché un gruppo di deputati o senatori non ha votato alcuni dei provvedimenti del governo in questi mesi? Ma su questo Francesco La Foggia ha spiegato le ragioni per cui non è solo un problema di tipo disciplinare. E allora per parte nostra il messaggio è questo, e guardate che è un messaggio davvero tutto e interamente politico. Raddrizziamo l'asse. Se fossimo in un film americano, la battuta, dicevo l'altro giorno, sarebbe: Houston, abbiamo un problema, c'è qualcosa che dobbiamo raddrizzare, a partire dalla lettura del paese. Il voto dice con chiarezza che la partita adesso non è, Matteo, tra la maggioranza e le minoranze del PD, tema che tutto sommato ci appassiona, quel giusto, ma il tema è tra l'idea dell'Italia che è stata messa in campo in questi mesi e che ha scandito le scelte di fondo nell'azione del governo, è il bisogno che noi sentiamo come l'urgenza più grande di ricostruire le ragioni di un centro-sinistra vincente. Questo è il tema che noi poniamo da qui e che ti porremo domani alla direzione del partito. Per noi la questione è come la sinistra si candida a guidare un governo di svolta in questo paese, dopo che dal novembre del 2011, fin quando non saremo chiamati di nuovo ad un voto politico, i governi che si sono succeduti sono stati governi che hanno corrisposto ad un'emergenza economica prima, poi si potrebbe dire democratica, ma un'emergenza. Governi che vogliamo chiudere come una parentesi, come una pagina che ha esaurito la sua spinta, la sua funzione. E diciamo tutto questo perché il voto, voglio essere chiaro al limite della durezza, ma una durezza che ha un senso davvero collaborativo, uno spirito
collaborativo. E lo diciamo perché il voto non ha messo in discussione l'agenda delle riforme. Poi possiamo avere opinioni diverse sul merito di alcune soluzioni, ma il voto non ha messo in discussione l'agenda delle riforme. Il voto più semplicemente ha messo in crisi una politica e una strategia, ed è qualcosa di molto più rilevante e di molto più strategico. E questo ha a che fare anche con la legge elettorale che si è voluta approvare un paio di mesi fa in quel modo e con quella forzatura, perché tra i messaggi che le urne, non i gufi, le urne ci hanno consegnato, c'è anche il fatto che il PD non è invincibile, che la destra, per quanto divisa, non è un cane zoppo, e ci dice che lo stesso estremismo insopportabile della Lega potrebbe ad un certo punto piegare verso alleanze competitive o vincenti, come è accaduto con Zaia e con Toti. Ma questa è esattamente la conferma che non esiste in natura una legge elettorale concepita come un abito di sartoria cucito addosso ad un organismo politico, a un partito, ad un leader, e capace di garantire il successo comunque vada, tanto più a fronte di una sfida che non sarà a due ma sarà a tre, e dove c'è un grande punto interrogativo su quale sarà il secondo competitore che eventualmente, se il PD non dovesse sfondare la barriera del 40%, andrà a quel ballottaggio. Ecco, noi siamo qui, siamo esattamente qui, ed è un passaggio fondamentale per capire quale sarà il destino dell'Italia per i prossimi anni. Vedete, c'è una sinistra interna al PD che la sua scelta l'ha compiuta, ha pensato nelle settimane passate, nei giorni scorsi, che questo progetto, nella sua nuova versione, quella dell'anno che abbiamo alle spalle, fosse consegnato oramai a una deriva diversa dalle ragioni e dai principi di una sinistra rinnovata. E hanno scelto di andarsene, di guardare altrove. Questo sentimento voi lo conoscete, vero? Ha portato molti elettori della sinistra e del PD a compiere per la prima volta una scelta faticosa, per tanti anche dolorosa, io ne sono convinto. Ne ho la prova, ne ho parlato direttamente con molti di loro. Starsene a casa per mandare un segnale, oppure votare per altri. E io non sarei sincero con voi se fingessi di non vederlo questo problema, ma sarei, come posso dire, anche meno sincero se non vi dicessi quello che penso. E io non penso solo che il PD è la nostra casa, è la ditta, è quel tipo di cose lì, anche perché se mi guardo attorno quella ditta non esiste più da tempo ed è un'altra cosa che forse non dovremmo rimpiangere se non per alcuni aspetti. Ma non sono queste le ragioni per le quali io credo giusto che la battaglia noi la viviamo, la affrontiamo, la reggiamo dall'interno. E che io penso che noi dobbiamo guardare all'Italia che sarà, al paese che sapremo fare e lasciare a chi verrà dopo. Noi dobbiamo guardare, ne abbiamo parlato molto ieri pomeriggio, meno stamane, a come questa crisi è penetrata fino dentro le vene, le ossa, i muscoli di una comunità che non è più la stessa di 5 o di 10 anni fa. E allora devi saperlo, che la risposta della sinistra non può sottrarsi alla sfida per il governo, quando quella sfida avverrà, magari anche presto. E ti devi chiedere, ma con sincerità, con grande onestà intellettuale, ti devi chiedere, ma quella sfida, se questa è la portata, noi non possiamo rinunciare di fronte ai cambiamenti che la crisi ha indotto ad affrontare, ad aggredire quel nodo, la prova del governo, ma quella sfida ha delle chance fuori da questo progetto, fuori o contro questo simbolo? Si può pensare, perché è una tesi, si può pensare che una frattura e magari poi una composizione, no, in una nuova alleanza tra un centro che fa il centro, una sinistra che fa la sinistra, sia la strada da seguire? Ponetevela questa domanda. Una classe dirigente se la deve porre. Chi milita in un partito se la deve porre, se deve trovare le ragioni per militare in quel partito. Io non posso e non voglio trasmettervi delle certezze, ma continuo a credere che il nostro compito, credetemi, anche suggestivo, sia lavorare da subito ad un nuovo, largo, forte centro-sinistra di governo, sia di fare da ponte, è stato detto da Barbara poco fa, e del resto per primi noi abbiamo scelto quel cognome bellissimo, no? Campo Aperto, col tanto di buono che vive fuori da noi, e davvero è un formidabile mondo di fuori. Quelli hanno fatto la terra di mezzo e hanno bestemmiato in chiesa,
Ma non c'è solo la terra di mezzo degli eretici, c'è un mondo di fuori animato da passioni, movimenti, lotte per la legalità, il civismo, per la dignità. Quella incredibile parola chiave della nostra mozione, la dignità di ogni essere umano. Se lo leggiamo così, guardate che il voto, io poi penso che l'ottimismo deve essere una ragione, come la speranza che muove, che stimola, che mobilita le forze, le energie. Guardate che se lo leggiamo così, il voto non ha chiuso una porta, il voto l'ha aperta. Come sanno fare le persone quando sono chiamate a decidere? Escono di casa e ti raccontano cosa pensano di te, cosa pensano di sé e del loro futuro. Ed è in quei passaggi che tu, la politica, devi avere la forza, il coraggio di cambiare, di rivoluzionare tutto se è necessario. Come un po' dobbiamo fare noi se solo guardiamo a questo nostro partito e a cosa in troppe realtà rischia di diventare. Fatemelo dire così, per una volta, non è mio costume, ma con la di pancia, prima ancora che con la testa, l'avrebbe detto meglio Marco Paciotti di me, ma o Sesa Amici che è qui, ma è semplicemente pazzesca la distanza tra l'umanità di un popolo appassionato, fatto di iscritti e militanti, che resiste a fronte di tutto, e la decadenza, il degrado di luoghi e funzioni e protesi guaste di classi dirigenti che al denaro e al potere sacrificano il bene più grande che un partito possiede, che è la sua reputazione. E voi lo sapete, i voti li puoi recuperare anche in un arco di tempo abbastanza breve. Recuperare la reputazione quando la perdi è un'impresa molto, molto, molto più faticosa e difficile. E Mafia Capitale, e Mafia Capitale, pagine e pagine dei giornali, ci parla di questo, e non solo Roma, anche se lì questo fenomeno ha contorni che fai fatica persino a tollerare nel suono, nella volgarità del linguaggio. Ma ancora una volta noi siamo davanti a problemi antichi, nel senso che contro la corruzione, io poi sono affezionato a questo concetto perché trovo che sia spesso eluso, aggirato, invece lo ritengo centrale, contro la corruzione devono valere le sanzioni penali, Dio solo sa se non debbono valere, chi ruba paga, prima di tutto davanti alla giustizia, ha fatto benissimo Renzi a rimarcarlo, ma debbono esistere, se tu vuoi estirpare il problema, debbono esistere anche delle sanzioni sociali, perché una delle ragioni della corruzione è nel senso di impunità sotto il profilo del giudizio morale di quell'azione. È così. Guardate, il più grande poeta tra i nostri poeti, al fondo intendeva così il concetto dell'onore. È una parola desueta, un po' gè, ma era questa la radice di quel concetto, no? La società stretta, l'assenza. Si rispettano le regole, ci si comporta come si deve, perché al fondo non temiamo un avviso di garanzia, ma temiamo il giudizio che gli altri, anche soltanto il vicino di casa, darà di noi quando ci incontrerà nell'ascensore per salire allo stesso piano. E allora sì, avrebbe senso chiedersi come siamo potuti scendere di così tanti gradini, perché poi dietro al nodo degli impresentabili non ci sono sviste dell'ultimo minuto. E a me è capitato di dirlo, neppure basta dire che il centro è virtuoso, come sicuramente è, mentre la malattia è tutta in periferia, perché insomma sarebbe come dire che il maratoneta gode di ottima forma, di ottima salute, anche se le due gambe sono fratturate, non regge la teoria. No, qui è saltato il quadro di fondo, che cos'è un partito al centro, localmente, come seleziona la sua voce nelle istituzioni, come si finanzia. Io dico benissimo applicare l'articolo 49 della Carta e la proposta di legge firmata da Paolo e molti di noi va in quella direzione. Ma se questa discussione non muove da una rivoluzione di principi e di metodi, il pericolo è che la denuncia di Saviano diventi una sentenza. E noi non possiamo e non dobbiamo permetterlo. Insomma, c'è qualcosa che va ricostruito dal basso, dalle ragioni, da quella cosa lì che ci siamo detti tante volte negli anni, da quando eravamo giovani, dalle ragioni che spingono una ragazza di 20 anni a scegliere di stare da questa parte del campo e non di là. E quella spinta non può essere, voi lo sapete, né a 20 anni, né a 40, né a 60, un'ansia di compiacere al leader o al capofila di turno. Io credo nella possibilità di un dibattito alto sull'idea di partito e sull'idea di paese che sapremo indicare dopo la crisi di questi anni. Ve lo dico così, guardate, io mi sono chiesto spesso, come voi,
Che cosa voleva dire la denuncia, no? Su questi parametri, vincoli decisi a Bruxelles che nessun governo, per quanto eletto, poteva mettere in discussione. E la conseguenza non è stata solo un problema di sovranità, questione serissima come la Grecia ci mostra nella sua forma più estrema. Ma questa è l'ultima cosa che voglio dirvi questa mattina. Il punto è stata la morale arida di questa modernità, il messaggio di un'epoca lasciata senza una guida. E la vera conseguenza si è consumata qui con una politica, una cultura che via via si sono separate dall'economia e dalla vita delle persone. Se tu non cogli, forse mi sbaglio io, ma se tu non cogli questo passaggio, questo nesso della crisi, allora non capisci quando sfogli le biografie di questi consiglieri comunali, assessori, capi delle segreterie, come è stato possibile questo impazzimento, la morale arida di questa modernità, l'astensione, la perdita di fiducia verso le istituzioni, il venir meno di un sistema di convinzioni morali, vengono anche da qui e sono la minaccia più grave se tu vuoi reggere il destino di una comunità, che è una cosa diversa, una comunità è una cosa diversa da una somma di individui. È stato il più grande economista dell'altro secolo a dire che il capitalismo moderno, quello che conosceva già lui, era un sistema completamente privo di una religione. E lui aggiungeva che per sopravvivere un sistema del genere avrebbe dovuto essere immensamente efficace. Cioè diceva, questo è un sistema senza valori. E se tu fai del profitto a qualunque prezzo, il fine ultimo, tu devi solo sperare che la macchina funzioni benissimo. Altrimenti non riuscirai più a tenere assieme quel popolo. E molti anni dopo, è stato il Papa che ha sconfitto il comunismo a contestare, lo ricordate quelli più anziani, il lato distruttivo di un capitalismo estremo. Ora in questo tempo schiacciato tutto sul presente nessuno ricorda più nulla, ma fu il Papa polacco a parlare dei grani di verità dentro l'ideologia marxista, quasi considerandola un'eresia cristiana rispetto alla sciagura delle ingiustizie verso i più deboli. Può sembrare una contraddizione, no? Il pontefice che più si è speso per l'unità dell'Europa sotto il mantello delle cattedrali cristiane pensava che quell'Europa, per salvarsi, avrebbe dovuto mantenere una distanza di fondo rispetto a un capitalismo senza morale, senza pudore e senza freni. Bello, no? Però se tu ricostruisci questo filo, che viene da lontano, è anche più semplice capire perché questo Papa, che è arrivato qui dall'altra parte del mondo, è capace di parlare a migliaia di fedeli su una spianata di Cagliari e dire a loro: dovete lottare per i vostri diritti e per il vostro lavoro. Ma dice lottate, non dice solo pregate. E forse lo dice perché la crisi di questi anni non è stata solo la sconfitta dei governi o dei poveri che non hanno più spaventato il potere, ma è stato il passaggio da una società con i suoi limiti, ma una società ad una bolgia di bisogni, di interessi, di paure, di attese, senza più un ordine a regolare gli eventi e le decisioni che la democrazia era chiamata a prendere. Ecco perché oggi la sinistra deve restituire a milioni di persone il senso di una visione, a cominciare dal contrasto morale della diseguaglianza in tutte le sue forme. E secondo me, se questo nodo tu non lo pigli di petto, non basterà evocare il valore della politica per riportare a questo simbolo tanti elettori delusi della sinistra. Tu devi affrontare un terreno più alto, che non è per questo, non cadiamo nell'equivoco, non è per questo un terreno meno concreto, ma anche quella concretezza che poi è la risposta che dai alle ronde contro i Rom, alla domanda di sicurezza che in alcune periferie è semplicemente esplosiva, anche quella concretezza ha bisogno di una cornice. E allora il tema è se noi siamo ancora in grado di pensare il futuro di questo paese, di pensare il suo modo di divenire. La destra è una risposta, sì, insidiosa, molto, perché la destra si muove sull'onda del risentimento sociale, del risentimento personale. L'altro giorno Salvini ha detto che i migranti andrebbero accatastati tutti in un'isola deserta per impedirgli di sbarcare qui. No, lo ha detto davvero, per una volta l'ho sentito anch'io, guardavo casualmente la televisione. Poi a Polito c'erano altri ospiti che gli hanno detto: scusi, ma
l'isola deserta, quale isola deserta, dove? Non ha risposto nel merito, ma ha detto che si può fare perché lo fanno in Australia. Io non lo so sinceramente, può darsi. Ma non è che siccome ce li hanno in Australia noi dobbiamo riempirci di canguri. Cioè, insomma, quella è una cazzata comunque, ecco, da qualunque parte tu la prendi, tu la giri, la volti. Il punto è che noi dovremmo contrapporre a quell'onda di risentimento dei sentimenti positivi. Ma per farlo non ti basta una politica ridotta a evento o la popolarità che prende il posto della stima, non basta l'immediato, non basta l'istante. La politica, i nodi del tempo li scioglie e il populismo li taglia. E c'è differenza. Perché solo la prima cosa ti consente di costruire un'opinione pubblica sui grandi temi della libertà, dei diritti, della democrazia, che poi è la cosa decisiva se alziamo lo sguardo e guardiamo il mondo, dalla Libia alla Siria alla Crimea. E allora io penso che noi dobbiamo ricostruire un patto democratico, che vuol dire rinsaldare il legame tra le istituzioni e la comunità. Dobbiamo ricostruire un patto sulla cittadinanza, che sono i nostri temi, diritti indivisibili, con leggi semaforo come quella sul consumo di cibo, che l'altro ieri all'Expo, bellissima la proposta che ci viene fatta, ha posto il presidente Mattarella. È un patto sociale dove nessuno vuole tornare al vecchio modello consociativo, ma bisogna dare il senso di un paese che non si governa rompendo reti di solidarietà e mediazioni tra interessi sociali diversi. Questo vuol dire che le grandi forze della mediazione sociale si debbono rinnovare, certamente sì, ma lo ricordavamo ieri, se 618.000 insegnanti aderiscono a uno sciopero, tu li devi ascoltare e li devi ricevere nelle sedi istituzionali, dove il governo deve ricevere un popolo che protesta perché vuole correggere e migliorare una riforma. E se quella riforma della scuola, come ieri quella della Costituzione, incontra la critica di una parte importante del mondo al quale si rivolge, non può essere il mito della rapidità, della velocità a condizionare le tue scelte. Non è un elemento di maturità della politica far prevalere il mito della rapidità e della velocità sulla profondità e la ragionevolezza delle tue decisioni. Ve lo racconto così e chiudo davvero. Leggetelo questo romanzo, questo saggio romanzo, si chiama Il tempo migliore della nostra vita, l'ha scritto Antonio Scuranti, un libro bellissimo. Una parte del libro è la biografia di Leone Ginzburg, che è stato un grande intellettuale antifascista, che fonda la casa editrice Einaudi insieme con il suo editore e insieme a Cesare Pavese. Poi muore, dopo aver fatto tante cose importanti, credo a 35 anni, muore a Regina Coeli nel 44, per le percosse e per le torture dei nazisti. Pochi anni prima Leone Ginzburg è al confine, in un paesino, un piccolo paesino dell'Abruzzo. Ci è andato con la giovanissima moglie, si chiama Natalia Levi, diverrà Natalia Ginzburg e manterrà il cognome del marito, una delle più grandi scrittrici della nostra storia recente. E i tre bambini. E ad un certo punto c'è uno scambio di lettere, molto intenso, tra l'editore Giulio Einaudi, che è rimasto a Torino, e il suo traduttore dal russo e curatore delle opere, dei capolavori della letteratura russa, perché Einaudi, che è già un imprenditore nello spirito prima ancora che nelle dimensioni, ha saputo che Mondadori vuole mandare alle stampe una nuova edizione di Guerra e Pace e vuole bruciare il competitore molto più importante di lui, e quindi chiede a Ginzburg di impegnarsi pancia a terra per completare la traduzione, la cura dell'opera, perché ne ha bisogno. E Ginzburg si mette a disposizione, lo fa con la passione, l'intelligenza, la grandezza intellettuale dell'uomo, ma dice anche richiede del tempo, perché devi controllare le traduzioni, i nomi, i contesti, la lingua. E l'editore insiste, entro ottobre la scadenza, altrimenti non possiamo competere. E quell'altro risponde sì, ma richiede tempo. Ad un certo punto c'è una lettera ultimativa di Giulio Einaudi che dice adesso basta, guarda che se non ricevo le bozze conclusive degli ultimi capitoli entro quella data, io manderò in tipografia l'opera senza le correzioni dell'ultima parte. E Ginzburg risponde con un'ultima lettera dove dice che lui capisce le esigenze dell'editore, ma una sola cosa lui non può, proprio non può sacrificare alla rapidità, ed è l'esattezza. Perché serve esattezza se traduci il più grande capolavoro della letteratura moderna, ma è la stessa esattezza che serve se sei un parlamentare della Repubblica e metti mano alla Costituzione che i padri costituenti ci hanno tramandato.
È la stessa esattezza che serve quando recluti docenti della scuola, senza pensare che ce ne sono 70.000, a cui hai detto spendi dei soldi, formati e prendi un'abilitazione, insegna per anni perché poi io ti assumerò. E se gli dici invece che devono ricominciare tutto da capo, è come se tu gli dicessi che vanno bene anche le traduzioni mal fatte e che le riforme tu le mandi in tipografia anche se non hai le bozze corrette dell'ultimo capitolo. Noi non siamo dei gufi, noi siamo dei correttori di bozze e lo facciamo con la passione, lo spirito e l'umiltà che vanno riversate nelle cose che contano di più. Più grandi capolavori della letteratura, la Costituzione della Repubblica, il modo di vivere intorno a un'istituzione come la scuola, non si fa. Per queste ragioni non si fa. Guardate, cari compagni e compagni, noi serviamo a questo. Siamo un'associazione che cresce, che vive, che inizia anche a scoprire una punta di orgoglio di sé. E mica è facile, lo so. Lo abbiamo visto in questa campagna elettorale, avete sentito il racconto di Rita, ma abbiamo una rotta, abbiamo una bussola che ci possono aiutare. Quando fuori c'è un po' di tempesta, queste sono cose che servono. Certo, poi i problemi non basta vederli, vedere gli ostacoli è solo l'inizio del lavoro, ma noi ci siamo in piedi e siamo in campo. Ho visto anch'io questa lunga conversazione del segretario del nostro partito con il direttore di Repubblica. E mi ha colpito l'ultima domanda e l'ultima risposta, che credo abbia a che fare un po' con noi. Com'è l'ultima risposta? Leggetelo un attimo. A pagina 2, 3. Vabbè, non fa niente, facciamo prima. Sostanzialmente credo che il direttore chieda qualcosa. Me la passi? Dice Mauro, una leadership si misura dalle capacità di tenere insieme la comunità che si guida. Alla direzione del PD ci andrà vestito con la mimetica. E Matteo risponde, gli iscritti che ci scrivono via mail vorrebbero che ci andassi direttamente con i reparti speciali. Girando per le cucine delle feste dell'unità, trovo gente che non ha votato per me alle primarie, ma mi dice, falli fuori tutti. Ora, anche a me capita di andare in qualche cucina delle feste dell'unità, ma non ho esattamente questa percezione. Però io lo dico così, ma anche qui col garbo e lo stile che c'è anche in questa dichiarazione che ho appena letto, ma io lo dico così, insomma, se dovevamo... Ma se quello era l'obiettivo, ecco, se quella era la finalità... Alle primarie potevamo scegliere Tarantino, ecco, perché da questo punto di vista un professionista inarrivabile, invece non è così, noi siamo un partito. E quelli che vanno a cucinare da anni, a volte decenni, nelle cucine delle nostre feste, non pensano quella cosa lì, o forse qualcuno l'avrà detto, ma non credo che sia il mood, il sentimento. Noi ci siamo, con quello spirito che avete visto qui ieri pomeriggio, stamane, siamo in campo, siamo in piedi e vorrei dirvi di stare sereni, ma forse non è il caso. Mi limito a chiedervi di crederci ancora, di crederci ancora e crederci anche di più, perché come vi ho sempre detto, il meglio è tutto davanti a noi. Grazie. Grazie a Gianni, grazie a tutti. Adesso i compagni della Versa stanno aspettando che vi andate a sedere così possono... Certo, prima la cassa.